Presidente, allora, dunque, volevo rendere noto anche al collega De Priamo che in realtà più che progetti sperimentali nei pressi della Valle Galeria già esistono delle realtà di apicoltura che hanno già dimostrato un'importante moria peraltro delle api, quindi in un certo senso una sorta di sperimentazione per quello che è il quotidiano di quella realtà è già avvenuta. Il territorio, più che avere esigenza di ulteriori sperimentazioni a spese anche insomma, delle api in questo caso, avrebbe bisogno di un aggiornamento degli esami epidemiologici che insomma, già negli anni passati hanno già dimostrato una presenza importante di inquinamento del territorio. Quindi non perché contrari a progetti di sperimentazione sull'apicoltura urbana che sono più che meritevoli, ne abbiamo anche lungamente discusso in commissione, ma perché non c'è, ancora di meno non perché contrari insomma, alle dimostrazioni sul sito che possano certificare quanto il sito ha sofferto sull'inquinamento relativa alla gestione dei rifiuti, ma non ci sembra questa la strada insomma, più giusta per analizzare la situazione e l'impatto ambientale del territorio. Quindi ci asterremo all'ordine del giorno.